Certa della sua anima medievale, riportando indietro le lancette dell'orologio agli anni della fondazione, era il 1255, e all'arrivo di Papa Urbano VI nel 1386 che sbarcò nel porto lucchese di Mutrone. Non solo arte, mostre e grandi eventi, Pietrasanta è pronta ad accogliere la prima edizione di Pietrasanta Medievale. La kermesse è stata presentata nella Sala del Coniglio dal sindaco Massimo Mallegni, dal capo di gabinetto Adamo Bernardi e dall'assessore alle tradizioni popolari Laura Santini. Il cuore pulsante del centro, da sabato 5 a domenica 6 agosto, sarà invaso da centinaia di figuranti appartenenti alle principali contrade e gruppi storici, come la locale La Cervia, che indossa i colori del capitanato della Versilia, bianco e celeste, la contrada La Madonnina di Querceta, il gruppo degli sbandieratori del Palio, dei Micci, gli arcieri dello Spirito Santo, i Fanti di Spade, la contrada San Paolino di Lucca e anche gli ex Cavalieri della Rocca insieme ai Falconieri. Non mancherà un mercato medievale con una ventina di espositori e anche spettacoli ed esibizioni, e inoltre un antico corpo di guardia a presidio dell'accesso della porta a Pisa alla Rocchetta Arrighina. Insomma, un tuffo nel passato per valorizzare finalmente le radici e la storia della cittadina versiliese. Lo show business italiano e versiliese, la nightlife della Riviera racconta.